e avvengono cose straordinarie durante il regno della regina Vittoria, tant'è che si chiama l'età vittoriana. Che cosa avvenne? Avvenne la rivoluzione industriale di cui accennammo l'altra volta, e oggi diremo anche di delle contropartite di questa rivoluzione industriale. Allora, per esempio, Pesner dice: grazie alle nuove macchine i fabbricanti erano in grado di lanciare sul mercato migliaia di articoli a buon prezzo, impiegando lo stesso tempo e lo stesso costo che occorreva un tempo per produrre un solo oggetto ben fatto. Quindi si riusciva, come dice il presidente, in pochissimo tempo a produrre un oggetto che nel passato ci voleva molto tempo. In tutti i rami dell'industria si alterava la natura dei materiali e della tecnica. L'abile lavoro dell'artigianato viene sostituito dalla routine meccanica. Però la richiesta aumentava in anno, ma veniva da un popolo ineducato e abbrutito, che viveva da schiavo in mezzo alla sporcizia e alla povertà. L'artista si ritraeva disgustato da un simile squallore. Quindi a un certo punto, se l'elemento, diciamo, della quantità, perché come vi ho detto all'origine la struttura del disegno industriale era quantità, qualità e giusto prezzo, mentre la quantità si riusciva a smerciare e il giusto prezzo anche, la qualità invece lasciava molto a desiderare, perché si trattava di un pubblico di contadini immersi nella città, quindi questa gente si accontentava di tutto. Il liberalismo dominava incondizionato nella filosofia come nell'industria, e dava al fabbricato la più completa libertà di produrre le cose più scadenti e orribili, purché riuscisse a smerciarle. E gli era facile farlo, dato che il consumatore non aveva tradizione né educazione, e come il produttore era vittima di questo circolo vizioso. Quindi, mentre gli oggetti ben fatti della produzione precedente erano consumati da un'elite di gente esperta che aveva gusto, aveva una tradizione, eccetera, questo nuovo pubblico, ripeto, era un pubblico dalla bocca buona di contadini che si pigliavano tutte cose a basso prezzo. Questo basso prezzo faceva sì che si producesse in grande quantità e tutto a scapito della qualità. Gli industriali consideravano il buon gusto un intralcio alle vendite. La loro posizione si può riassumere nel principio: that is the best what sell best, è meglio quello che si vende meglio. Quindi tutto quanto era incentrato sul consumo e sulla facilità di vendere. A questo punto interviene il gruppo Ruskin, Morris e Welvin Pagin. Questi signori, soprattutto Ruskin, si dedicò alle arti applicate, facendo capire che le arti applicate erano una cosa molto importante. Arti applicate allora si intendevano gli oggetti di produzione d'uso, i bicchieri, le piastre, i piatti, le cose di uso quotidiano. E erano considerati, così come erano foggiati, nel senso che come erano, invece quelli qualitativi erano sfoggiati, tant'è che ancora oggi c'è, ha fatto sfoggio di un bell'abito, no? Quindi ci metteva cura estetica nella produzione.
E a questo punto lo sfoggiato non esisteva, esisteva soltanto il foggiato, ossia quello che dava forma per le istanze principali, bicchieri, piatti, posate e quant'altro serviva nella vita. A questo punto ci si accorse, poi ci sono cose sociali sulle quali non vi sto a dire, per esempio c'è stato uno scrittore inglese che ha scritto ha chiamato tempi difficili, nei quali effettivamente le città per questa superproduzione che non si produce un tocco, allora si produceva moltissimo e quindi le città erano invase dai fumi, dalle industrie che si inserivano laddove volevano e quindi c'era un caos prodotto da questa foga di attivismo, di liberismo, eccetera. E peraltro siccome con la rivoluzione francese si erano abolite le corporazioni erano una cosa che difendevano i lavoratori rispetto ai datori di lavoro, e per tanti anni, finalmente dal 1789 fino al 1830, quando è nato il primo maggio, ricordate, il primo maggio era la festa del lavoro, eccetera, nascono i sindacati inglesi, no? Quindi il sindacato moderno viene a sopperire la funzione delle corporazioni. Siccome ogni cosa ha la sua faccia negativa, le corporazioni difendevano sì i lavoratori rispetto ai produttori, però era una sorta di nepotismo, nel senso che i sindacati, cioè le corporazioni, ammettevano fra i corporati i propri figlioli, come avveniva fino a qualche tempo fa all'università, ma non si fa manco che ancora peggio. Allora, i corporati si tramandavano questa cosa di padre in figlio, e quindi era una casta chiusa con i difetti di tutte le cose del genere. Tuttavia il sindacato nasce per opera dei filantropi e anche per opera del marxismo scientifico. Il marxismo è stato prima utopistico, umanistico, filantropico, eccetera. Poi arriva Marx e Engels e danno un'organizzazione più razionale del lavoro. Intanto anche le forze politiche cosiddette moderate, chi è moderato è quasi un pazzo, invece moderato, come giusto dice l'aggettivo, secondo me è un fatto positivo. Comunque questi governanti moderati mettono il becco in questa produzione e dicono: guardate cari industriali, qui state facendo una patanziera, roba, qua non possiamo invadere il paese con queste cose così cattive soltanto per farvi guadagnare, qua bisogna che una componente di qualità entri a far parte. Ora, mentre era facile qualificare il prodotto, cioè invece di farlo di alpaca, che è brutta però, ma è una materia vile, eccetera, cominciamo a farle a riprendere a farle di legno, di acciaio, a seconda delle classi sociali, eccetera. E quindi ci sta questa rivalutazione dei materiali, ma non basta, c'era la qualificazione prettamente estetica, la qualificazione della bellezza del prodotto. Quindi la componente estetica in qualche modo corre al salvataggio di questa produzione ormai diventata molto scadente. E qui nascono le prime organizzazioni di artisti che a un certo punto lasciano il lavoro dietro la predicazione di Morris, lasciano il lavoro dei quadri, delle sculture, eccetera, e si applicano alle arti applicate, perché le arti applicate concernono tutti, non soltanto gli amatori d'arte,
ma chiunque usa un prodotto qualunque, dalle scarpe alle ciotole ai vestiti eccetera, era l'intera collettività che andava aiutata nello scegliere degli oggetti di maggiore qualità. Allora è stato detto che il primo effetto degli insegnamenti di Morris fu che sotto il suo influsso molti giovani artisti, architetti e dilettanti decisero di dedicarsi all'arte applicata. Ciò che per oltre mezzo secolo era stato considerato un'occupazione inferiore diventò nuovamente un compito nobile e degno. Perché giustamente prima di fare una rivoluzione architettonica, prima di fare una rivoluzione che coinvolgesse più cose eccetera, dice badate che data l'estensione dei manufatti, questi manufatti sono più importanti dell'architettura, cioè l'architettura in una vita si cambia due o tre volte, cinque, poi sta gente che sul pamburico che cagnava ogni cosa, però di solito il cambio di una casa avviene in una vita in poco tempo, mentre l'oggetto d'uso è una cosa che noi consumiamo anno per anno, e quindi sulle manufatture degli oggetti d'uso ci vuole più attenzione dal punto di vista sia della politica sia della cultura, sia di questi signori che come Morris, Ruskin e Pagin erano i più critici e i più sofisticati. Che volevano questi tre? Questi tre, come vi ho accennato l'altra volta, in reazione alla produzione meccanica del loro tempo, siamo nella metà dell'Ottocento, era molto scadente, rivendicavano la qualità della produzione artigianale, allora, del Medioevo. Allora dice, l'artigiano lavorava con la gioia nel lavoro, e questo senza pressioni, senza chi le mai da consegnata, andava a piazza, l'artigiano lavorava. Tutti voi avete a che fare con un artigiano, voi andate là e dice, Rosso, venite fra una settimana, vai là, e chi non lo trova, l'artigiano se la piglia comoda, no? No. In questo prendersela comoda, secondo questi tre apostoli, significava anche che fosse un lavoro non alienante, non mortificante, no? Oh. Tuttavia però qua ci sta un preconcetto che io personalmente, e cosa che dice fine mo sono note a tutti, ma vi dico un mio apporto personale. Tutti quanti dicono che Morris, specialmente Morris, non capiva bene la situazione, era uno che viveva in un mondo di sogno passato. Non si poteva assolutamente rinvertire l'artigianato quando esisteva questo problema delle macchine che dovevano produrre velocemente affinché i denari impiegati rientrassero e tutte queste belle cose. A un certo punto lo immagino come un, per dire una brutta parola, un reazionario eccetera. Il sottoscritto invece ha detto guardate qui vi sbagliate. Morris era un uomo così attento, così presente nel suo tempo, che utilizzava questo fatto dell'artigianato come arma polemica contro gli industriali del proprio tempo, ma capiva benissimo che non si poteva fare l'artigianato ancora alla metà del secolo. Quindi questa è una mia rivalutazione del giudizio su Morris, il quale certamente faceva questa cosa, ma ci credeva fino a un certo punto, tant'è vero che ci stanno gli scritti, dice le macchine, che bella cosa le macchine, e pare strano che ne parla tra pure che favorisce l'artigianato, peccato che stanno nelle mani di poche persone che sfruttano gli altri, cioè, e qua esce fuori il Morris marxista, e come tale il marxismo allora non è come oggi, era una ideologia molto attiva e molto penetrata nella vita sociale.
Quindi Morris non è vero che fosse questo signore così retrivo che non si accorgesse delle novità. E difatti allievi di Morris sono i primi che cominciarono a flirtare con la macchina e quindi ad apprezzarne i valori. Ed è qui che nasce il disegno industriale, cioè nasce questo rapporto fra una progettazione e un'esecuzione meccanica di serie. Perché non vi scordate che il design comporta al 99% la ripetitività e quindi la serie. Tuttavia questi oggetti dovevano avere una forma e questa forma fu fatta da questi allievi di Morris che cominciarono a introdurre un nuovo disegno e a pubblicare una rivista che si chiamava, naturalmente non la trovo, ed erano Useful Object, cioè una rivista di oggetti non tanto decorativi ma quanto oggetti d'uso. Dalle oggi, dalle domani, a un certo punto viene l'idea di fare una mostra universale dei prodotti inglesi. Perché universale? O perché gli inglesi volevano fare il mercato comune a quelle cose di cui siamo vittima oggi, ma perché avevano bisogno di espandere la loro produzione non alla sola nazione, al solo continente, ma in tutto il mondo. E mentre le edizioni precedenti avrebbero voluto fare queste esposizioni universali, però si fregavano la paura che ci copiano i modelli. Invece l'Inghilterra era così potente nella sua produzione che a un certo punto non ebbe paura di questo scontro con l'umanità intera e tutto il mondo fece questa esposizione universale del 1871 di cui vedremo l'immagine. Questo che vedete è quella cosa che vi stavo raccontando. Vale a dire l'esposizione di Londra del 1851. In questa esposizione ci sta tutto il mondo che vi partecipa. Questo è il primo edificio dell'architettura moderna. Perché? Perché è costruito con elementi prefabbricati. Tutti questi fanstelli che voi vedete, no? Sono tante cose ottenute dalla misura della più grande lastra che in Inghilterra si produceva in quel tempo. Allora sulla base di questa lastra loro hanno trovato il modulo perché si possa ripetere per tutto quanto l'edificio. E in questo edificio capacissimo, vedete, ci sta questa profondità. Quella cupola che vedete là sopra è dovuta al fatto che a Hyde Park in Inghilterra c'erano a quel punto là degli alberi. Per non imboccare quegli alberi hanno fatto l'edificio che li contenesse. Ora, la cosa interessante è che qua è inutile dire la maggioranza è tutti schifezze, cose kitsch, artigianali, eccetera. Però ci fu un grosso fenomeno per cui tutta la produzione europea era formata di perfezionamenti o variazioni di oggetti già preesistenti, a partire dalle seggiole, dalle tavole, dai mobili, eccetera. Mentre la produzione americana portò oggetti nuovi, nuove forme di aratro, nuovi mulini, insomma grossi impianti di una industrializzazione che sarebbe poi venuta quella diciamo strutturale di primo ordine. E quindi si crea in questa esposizione di Londra. Certamente hanno fatto ottimi affari, però emergono questi Stati Uniti d'America, Stati Uniti d'America che
già avevano fatti i loro grattacieli, già avevano fatto tutto quello che volgarmente si dice il progresso. E allora immediatamente accanto all'architettura si crea anche una produzione industriale americana molto importante. E di fronte a questa produzione l'Inghilterra cede il passo. E a chi cede il passo? Non solo all'America, che palesemente stava avanzata, ma cede il passo alla Germania. Questa Germania nel 1830 aveva fatto una guerra con la Germania, insieme ai paesi di regioni, di Landen, eccetera, facendo la guerra contro la Francia. Nel 1830 si formò la nazione tedesca, quindi questi tedeschi, 1830, divennero una nazione. E diventa una nazione coi fiocchi, perché a un certo punto, riunendo tutte queste forze, si creò un intento comune per cui la Germania divenne una nazione azienda, come ci piacesse alla signora Marcegaglia, che invece ha lucro come una gallina, ma non fa niente. Invece chi si tedeschi, muovi di combinare. Però il campione di questa industria tedesca è un certo Michael Tonet, di cui si dice Tonet, invece in tedesco si chiama Tonet, e fece una straordinaria invenzione lavorando sul legno. Che cosa si inventò questo Tonet? Dice: noi pigliamo del legno di faggio, questo legno lo riduciamo a tanti cilindri, tanti tubi, e mettiamoli a bagno in dall'acqua con il vapore, in maniera tale che si possa riacquistare la fibra naturale del legno. Infatti voi se camminate in campagna potete piegare un ramo anche di un certo spessore grazie al fatto che dentro è vivo. Allora lui fece rinascere da questi pezzi di legno che erano stagionati eccetera, li fece diventare tutti pieghevoli. Pieghevoli con quale criterio? Col criterio di costruire dei mobili aventi il minor numero possibile di pezzi, no? Foggiati in una certa maniera. E come li foggiava? E metteva, quando erano ancora umidi, dentro queste macchine che vedete, e poi lasciava là un po' di tempo e che si casa stuzzolavano e facevano tutti questi chirigori, questi cose. Una straordinaria invenzione, prima perché per far vedere a gente quante cose si potessero fare col legno, si abbandona ancora un gusto, diremmo ottocentesco, di chirigori, anche barocco, eccetera, per arrivare poi. Questa seggiola è un disegno che i disegnatori fanno proiettando la pianta, il fondo e la sezione. Insomma, questa sedia modello 14 fu il capolavoro di Tonet, nel senso che ridusse questa poltroncina, ridusse al minimo tutti i pezzi che servivano per costruire una sedia. Il fondo di questa sedia, questo qua che vedete, è fatto di canna d'India, che era abbastanza solida, però si poteva magliare e sbagliare. E se ci tenga la casa mia, che risalgo un attore, l'avevo fatto impagliare 10 volte, quindi c'era questo prodotto industriale sul quale si potesse intervenire per renderlo sempre vivo. E poi col sistema delle curvature del legno ancora umido, come vi ho detto, eccetera, che poi si essiccava, una volta essiccati questi elementi di legno diventavano fortissimi. A questo punto voglio raccontare un aneddoto molto divertente. Io ho quasi 100 anni, mia moglie e mia nonna ne avrebbe avuto 300, e aveva un negozio in via Chiaia numero 80.
come ha detto è quello, poi in casa nostra ci scrive una chaise morbide dei così, sapete, no, di Tonet, la dondolo. Allora io vedevo questa dondola, vabbè, ero bambino, vabbè. A un certo punto, quando ho cominciato a studiare Tonet, mi sono accorto che Tonet aveva a Napoli, in via Chiara 99, una filiale. Allora ho immaginato, ma documentato i fatti, che mia nonna asceva un negozio suo e si accattava questo mobile di Tonet che noi conserviamo ancora. Io, ultimo degli eredi, ce l'ho nel soggiorno. Vaga a risulta e i mobili originali di Tonet ci hanno marcato a fuoco Tonet. Quindi quello era proprio il mobile che mia nonna da via Chiaia numero 100 si spostava al 99 dove trovava la sede di Gebrüder Tonet. La cosa naturalmente mi ha fatto grande piacere e questo è il mio mobile privilegiato. Piccola parentesi individuale. Oh, e qua succede di. A un certo punto viene fuori la parte meccanica del design e nasce il mostro del secolo, perché che se ne dica la mobile, gli messi pure a cuccare un bando mobile. Tutti quelli che sono per la pedonalizzazione sono miei nemici personali. Vabbè, ma questo non è importante. E allora si vede l'evoluzione della macchina. Prima ci sta il solchi, cioè quello, il carrozzino dei cavalli da corsa che si mette, poi ci sta la biciclettona che fa ridere la gente perché poi ci sta questa prima carrozza guidata da cavalli, questa prima specie di motocicletta, poi arriva finalmente questa automobile che utilizza la macchina a vapore di Watt, però mettete già benzina, non più il vapore, e abbiamo le prime macchine vere e proprie, quelle che vediamo nei film. Andiamo avanti, speriamo che si parla ancora di macchine. No, e contemporaneamente gli americani studiano un prodotto molto nuovo, appunto, che sono le seggiole per ufficio, che sono la poltrona del barbiere, non so se voi avete fatto caso come è complicata. Noi abbiamo magari più dimestichezza con la poltrona del dentista, ma il meccanismo è lo stesso. Ecco, la chaise longue ottocentesca, queste altre sedie che sono la struttura di quella di sopra, questa, come dice Gideon, che è uno storico mio antenato professionalmente, lui chiama the machination takes the command, la macchinazione prende il comando. E quindi l'America salta a pie pari dopo l'Inghilterra, la Francia, la Germania stessa, e fa questi prodotti estremamente nuovi, ancora mobili meccanici, Oriente che se nasconde, tutte queste cose, invenzioni americane. Gli americani inventano i primi pullman, i primi tram, i primi treni, eccetera. Che cos'è? La Germania mica si stia zitta. La Germania stabilisce uno spionaggio internazionale affidato a un certo Reloux. Questo Reloux, nonostante il nome francese, era tedesco, e stabiliva un contatto con la fiera di Filadelfia. Filadelfia è una città che sta sempre all'avanguardia in America per queste cose, con la Germania. Guardate, a Filadelfia stanno facendo questi che, allora i produttori tedeschi si adeguavano, finché a un certo punto nel 1907 questi produttori tedeschi si inventano il Werkbund, cosa importantissima. Che cos'era il Werkbund? Il Werkbund era un'associazione di produttori industriali, di designer ante litteram, di architetti, di politici, insomma, che se Germania, come vi ho detto, diventa una nazione
un'azione azienda e si crea questo Verbund. Il Verbund fa di tutto perché dalla produzione artigianale si passa a quella industriale e associa tutti quanti i costruttori che avevano la voglia di fare questo passaggio, che era un passaggio per niente affatto indifferente, perché si trattava di, come era avvenuto in Inghilterra, ma ormai la tecnologia era la più avanti e i prodotti erano più complessi, insomma crearono questa associazione di industrial design. Allora vedete da che cosa tutto quando arricciava e faceva Morris eccetera, guardate come il mobile si squadra, diventa razionale, no? Si capisce come in Germania sia nato il Bauhaus, cioè questa scuola più moderna di design, perché teneva alle spalle questo vecchio mondo, no? Le macchine tedesche, poi parlava anche di americani. Olioplana è invece un'invenzione francese dovuta ai fratelli Bleriot. Questi fratelli Bleriot facevano una serie di esperimenti eccetera fino ad arrivare a questo aereo a doppia ala che faceva grandi progressi, insomma si apre l'era dell'aviazione. Oh, qua un discorso è più arricciato. Cioè, a un certo punto c'era una piccola azienda tedesca retta da una famiglia di ebrei che occupava, si chiamava Rathenau. Questo Rathenau che fa? Per questo contatto America-Germania si compra il brevetto di insomma della più grande casa americana per le lampadine, si compra il brevetto di queste lampadine per l'Europa. E allora pur di vendere le lampadine, guardate i giochi dell'industria, pur di vendere le lampadine, questa società di Rathenau che si chiama AEG, Allgemeine Electric Company eccetera, faceva di sue spese l'elettrificazione di tutti o almeno di molti quartieri di Berlino affinché gli utenti di questa elettrificazione si accattassero le lampadine. Quindi ai fini di vendere le lampadine chi si sveglia a briga di fare questa, quella casa americana era Edison, niente poco di meno. Quindi lui, e perché non lo suggerisci figlio mio, dice, tu stai caga ma così. Allora quando manca la parola si vede in giocone. Allora il signor Rathenau si mette d'accordo con Edison e si accatta un brevetto per l'Europa e fa questa storia della lampadina che vi ho detto. Non solo, ma stando nel campo dell'elettricità, lui, l'AED, ossia il signor Rathenau, fa tutte le cose che si potessero fare con la luce elettrica. Il lampione stradale, le turbine, le cose che si appicciavano e si sostituivano, insomma, acquista per l'Europa il monopolio dell'elettricità. Dice, e che c'entra il design? C'entra perché ebbe l'intelligenza, contrariamente a tanti nostri nostrani che pure si possessero di una tecnica ma rimane soltanto su un mammone tecnico, lui si affida a un certo signore che si chiama Peter Behrens. Questo Peter Behrens è il primo designer più riconosciuto di tutti quanti gli altri. A quale affida Peter Behrens tutto il visibile
sogni ormai se ti sentite bene, tutto quello che sapete che fa la nostra azienda, voi c'hai da fare il progetto, ci dovete fare il disegno. Allora Perez disegna le lampadine, disegna le lampade che forse le vediamo ancora, sti lampade, o ventilatore, o refrigeratore, tutto quello che oggi noi abbiamo di elettrico in casa è stato inventato da questa azienda tedesca Aegina. Non solo, ma Peter Perez, che era nonché designer, anche architetto, costruisce le case per i lavoratori dell'Aegina, costruisce i negozi, fa la pubblicità per l'Aegina, insomma, Stu Perez. E vedete, per facendo la cosa soldo, guadagna tutta quanta il monopolio del design dell'azienda. E questa azienda diventa famosa in tutto il mondo, superando gli stessi americani, i due trade. E questa qua, vedete, è un'azienda di elettricità. A noi non ci fa niente vedere tutto quanto questa cosa, ma allora l'elettricità era agli inizi e quasi totalizzavano tutti questi operai sul tessuto carbone. Ecco, Peter Perez costruisce, vedete, anche gli affissi pubblicitari e costruisce questo, parecchie di queste grosse fabbriche di turbine. Le turbine sono quelle che generano l'elettricità, e per conto sempre della Eke. Oh, e qua De Fusco impazzisce, perché un certo Henry Ford, e io uso solo macchine di Henry Ford, che cosa inventa? Inventa la cosiddetta catena di montaggio. Come dice questa catena di montaggio di cui tanto si parla quando i sindacati chiamano la catena di montaggio? La catena di montaggio è una cosa che alleviava il lavoro degli operai, perché prima della catena di montaggio le automobili, come qualunque altro oggetto, erano pigliate. Tu gli operai buttavano un motore, altri gli operai buttavano una corda. Invece Ford inventa un nastro scorrevole nel quale ci sono tutti i piezzi di un'automobile, no? Allora ci sono i centri operai che bustavano là con il desiderio, appena sceglie un piezzo che gli interessava, per esempio questi sono forse due motoristi, lavorano al motore, poi a Napita o passa a prendere e chi l'ha preso fa una carota, poi passa la verniciatura, poi passa che la macchina nasce come prodotto collettivo, no? Non solo ai fini del destinatario, ma anche ai fini della produzione. No. Se non che lui fa un'altra invenzione sociologica, cioè lui stabilisce, ma forse ve l'ho già raccontato, perché è uno dei miei pallini sul design. Lui stabilisce che mentre la Motor Oil, il luogo dove si svolge questo è Detroit, negli Stati Uniti, la Motor Oil pagava 9 ore di lavoro ai lavoratori, dopodiché chi si veniva a qua con un salario modesto. Invece Henry Ford, che era anche un intellettuale, un sociologo, eccetera, che cosa fa? Invece di fare la giornata lavorativa di 9 ore, fa dei turni di 8 ore. Quindi gli operai lavorano di meno, però siccome la giornata è fatta di 3 per 8, 24 ore, lui ha 3 turni e nessuno si va a coccare, cioè a turno si va a dormire e la lavorazione è continua, 8, 16, 24. E quindi la lavorazione completa, i costi si abbassano terribilmente, e lui costruisce per la prima volta nel senso vero il prodotto industriale complesso popolare, in maniera tale che questo prodotto costi poco e possa essere acquistato dagli stessi operai che lo fanno. Questo secondo me è il maggiore punto di democrazia che ha fatto il capitalismo. No.
Eccolo. Questa specie di scagafone che io comprerei vendendomi anche la casa, di cui non sono proprietario, era una macchina che si chiamava modello T. E come era fatta questa macchina? Era fatta in maniera essenziale, innanzitutto con materiali di primo ordine, venari, ottone, fierra, acciaio, eccetera. Quindi era una macchina, nonostante la fragilità, solidissima, no? E con tutti i pezzi visibili, i rotte, la carrozzeria, o cose, eccetera, eccetera. Tutto quanto disegnato da Ford o da qualcuno che l'aiutasse. Quindi quando oggi noi sentiamo, dice, oh, la macchina dice, è bellissima, fa 200 km all'ora, te ne vuoi curare, è anche un bel design, dice un gradino che fa pubblicità, senza sapere che quello non è design, ha carrozzeria, invece che è design, cioè Ford, se non lui, ma chi per lui, sapeva fino all'ultima vita di questa macchina. Infatti quando si è cambiato, non si è cambiato soltanto la foggia esteriore, si è cambiato tutto. E questa macchina fatta tra il 12 e il 20 se ne sono venuti milioni in tutta l'America, e quindi la macchina diventa finalmente lo strumento popolare. E quindi questa è l'America. L'America è la macchina simboleggiata da Ford modello T. Guardate, poi col tempo il gusto è diventato sta cascettella, cose, insomma, non ha più quella discrezione, perché noi usiamo due termini. Un oggetto può essere discreto quando i pezzi sono tutti quanti visibili, discreti a uno, invece diciamo continua quando invece la macchina, non queste che stiamo guardando discrete, ma le macchine che teniamo noi sono continue, nel senso che sono, non si distinguono più le parti portate da portate. Qua, se siete ancora non stanchi, nasce una cosa nuova in Austria, che si chiama Wiener Werkstatt, cioè la rinascita dell'artigianato. Cioè questa Wiener Werkstatt fa rinascere l'artigianato in tutti i prodotti, un tempo, insomma, che contemporaneamente produceva l'industria, adesso si producono artigianalmente. E sono prodotti di gran lusso, e qua fanno tappeti, fanno oggetti di ceramica, oggetti di vetro, tutto quanto, e quanto di più alto rappresenta il gusto dell'Austria, no? Austria, che dopo questa parentesi finisce di essere la grande potenza che era. Andiamo avanti, questi signori sono Hoffmann, Dagobert e i soci di questa azienda. Ecco, guardate il gusto raffinatissimo di questa azienda, che a un certo punto riprende nelle sue mani il lato estetico, direi addirittura estetizzante, perché la svolta del design andava sempre più verso il macchinismo, e qua invece dicevano com'è. La prima cosa è la bellezza, l'occhio vuole la sua parte, c'è un pubblico raffinato che non può pigliarsi degli oggetti a poco prezzo, eccetera, e si inventa questa azienda particolare. Vediamo qualche altra immagine. Ecco, questi sono oggetti prodotti da questa ditta. Questa è una fattura commerciale, no? Ma guardate con quanto gusto questi signori della Wiener Werkstatt, come sta signora, fanno di una stessa fattura commerciale, la di Hitler, quando pensi di carta qualunque, loro ci mettono una straordinaria cura. Oh. Poi si occupano di arredamento, fanno le
allestimenti di teatro, scenografia, di tutto un po'. Perfino i gioielli, guardate la raffinatezza di questa collana, no? E per dire quanto è ricco questo mondo del design, che abbraccia cose di questa futilità, no? Con cose invece, l'aratro, le macchine, le cose, eccetera. Quindi il mondo della produzione si allarga moltissimo, sempre secondo il principio della produzione in serie per il design vero e proprio, e dell'autoartigianato della produzione invece di lusso. Con questo signore che sta seduto vicino a me, che è il professor Allison, noi abbiamo scritto qualche anno fa un libro che si chiamava Arti Design, nel quale dicevamo che non è vero che tutta quanta l'industria è meccanica, ma contiene una componente artigianale, e simmetricamente non è vero che l'artigianale è solo artigianale, ma si avvale anche di mezzi dell'industria. Quindi la vera realtà di ogni prodotto che noi vediamo, ma pure un missile, eppure come dicevo l'altra volta, le opere da restaurare, eccetera, nascono sempre da questo connubio di artigianale e di industria. Quindi dire che l'artigianale è morto è un'autentica sciocchezza, è morto una specie di artigianato per un altro tipo di artigianato. Questo è una seggiola di Hoffmann, ma ce ne sarà anche ancora più bello. Hoffmann era l'architetto più dotato di questo gruppo della Wiener-Messante e ha fatto questa seggiola particolare che rimonta ad altre seggiole precedenti, eccetera, ma ripeto, ce n'è un'altra, non so se ce l'ho, è un autentico capolavoro. Questo è Torrent ridotto a una maggiore essenzialità, non in ordine alla quantità dei pezzi, ma alla essenzialità delle linee. La serie di mia nonna che tenga a casa mia è molto più complessa, eccetera, di questo meraviglioso oggetto di seggia, di seggiola a tondola fatta da Joseph Hoffmann. Ci fermiamo alla Wiener-Messante perché questa società austriaca è stata la prima che ha generato, nonostante che non fosse design pur ma art design, ha generato altre correnti, ha generato quello che in Italia si chiama lo stile Novecento. Vi ricordate gli uffici con questi mobili un po' bombati, eccetera? Ha generato un altro stile che è quello parigino, che è lo stile, ma manca la parola, prego, no, Liberty è previsto prima, l'Art Deco, il quale Art Deco è una filiazione della Wiener-Messante ed è, per intenderci, lo stile dei primi cinematografi. Vi ricordate questi cinematografi che tenevano il impact bombarde, no? Ed è lo stile che ha invaso l'America, quest'arte in cui ha invaso l'America, e di cui il prototipo è il Chrysler Building. Ricordate questo fatto a Scaglia, eccetera, eccetera. Quindi questa Europa che gioca in piattino con l'America, quando pare che la meccanizzazione ha preso completamente il comando, ecco, esce una volta un'altra forma di artigianato che è appunto questo della Wiener-Messante, generatore a sua volta di altre tendenze. Ho finito. Yeah.